Ciao ragazzi, eccoci al tutorial di Empty, un effetto davvero molto molto bello, molto illusivo, che consiste nel far apparire un mazzo di carte all'interno di una custodia apparentemente vuota. Come si fa? Abbiamo bisogno di un gimmick. Come creare il nostro gimmick? Qui ho una custodia che apparentemente, guardate, sembra una custodia normale, ma non lo è affatto. Perché? Perché faccio vedere che la nostra custodia non è affatto normale, ma è modificata. Ok? Come si fa questa modifica? Come si crea questo gimmick? Davvero molto molto semplice, ragazzi. Abbiamo bisogno di una custodia, chiamiamola normale, ok? E di un'altra dove adesso non sto lì a farvi vedere come si fa perché purtroppo non ho un'altra custodia, però è davvero molto semplice, ragazzi. Dobbiamo prendere un'altra custodia e ritagliare questa parte qui, ok? Quindi la parte con questa linguetta e dobbiamo incollarla, vedete, con della colla davanti alla nostra custodia normale, ok? Davvero molto molto semplice. Dopodiché prendiamo l'altro pezzo davanti, ritagliamo in questo modo e lo andiamo ad incollare davanti dove abbiamo messo appunto il nostro primo gimmick, ok? In questo modo. Quindi questa è diciamo la creazione del nostro gimmick, davvero molto molto semplice. Qui con dello scotch adesivo, vedete, andiamo ad incollare quest'altra parte di custodia. E abbiamo creato il nostro gimmick. Adesso passiamo al tutorial della performance. Ok, ragazzi, allora questa è la performance. Innanzitutto prendiamo il nostro gimmick, in questo modo, e andiamo ad inserire all'interno del gimmick, qui, vedete, nella custodia normale, andiamo ad inserire le nostre carte. Va bene? Vedete? Perfetto. E chiudiamo la custodia. Ok, dopodiché il nostro gimmick, ragazzi, dobbiamo posizionarlo in questo modo. Andiamo a chiudere il gimmick fino a questo punto. Ok, ragazzi, vedete che mandando giù la linguetta non si vedrà la custodia sotto, ma stando di fronte allo spettatore sembrerà di avere una sola custodia, vedete? Con all'interno nulla, quindi la custodia vuota, vedete? Adesso ragazzi, facciamo vedere allo spettatore che non c'è niente all'interno della custodia, quindi possiamo anche inserire il dito, vedete? Adesso facciamo questo movimento per far vedere appunto che non c'è nulla e rimaniamo da così, ci spostiamo verso il basso, ok? Adesso ragazzi, chiudiamo la linguetta del gimmick. La mettiamo all'interno e spingiamo la linguetta all'interno, vedete ragazzi? In questo modo, all'interno. Dopodiché non ci resta che abbassare la custodia e diventa tutt'uno, ecco, un unico pezzo, ok? Adesso giriamo il pacchetto delle carte e facciamo fuoriuscire le carte, ok? Davvero molto molto semplice, quindi ricapitolando, però faccio rivedere velocemente. Quindi mettiamo all'interno le carte, chiudiamo la custodia normale. Siamo in questa posizione. Chiudiamo il gimmick fino ad arrivare a questo punto, ok? Teniamo la linguetta verso il basso, facciamo vedere allo spettatore che non c'è niente. Adesso facendo questo movimento, chiudiamo, abbassiamo la mano, chiudiamo la linguetta. Giriamo, guardate, deve essere è facilissimo. Nel chiudere spingiamo il gimmick verso la custodia, giriamo, apriamo e mostriamo le carte. Davvero molto molto semplice. Con questo è tutto, ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao.